read. Liria. Antonino ha difficoltà. Fatto. Al numero 43, appello sollecito al Presidente della Regione e deputati regionali per la definizione di altre procedure per un'organizzazione democratica e funzionale dei liberi consorsi di comuni e delle città metropolitane e extraregionali. Al numero 44, sempre al 9/8/2022, esame mozione per l'ultima data 10/7/2022 del gruppo consigliere Non ci siamo per l'organizzazione del campo di padel presso la villa comunale Rosario Giugio Sbaglio di Padiglia. Mettiamo i voti, favorevoli all'approvazione, ovviamente, all'unanimità. Quindi, andiamo al secondo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione fatta dai singoli CEPAE, che è provata l'approvazione di una menzione per l'energia sostenibile del territorio comunale. Questa serie di la parola al piatto non verde, senza neanche fare una presentazione, va bene, ok. Allora, diciamo che scusi, per dire che il sindaco non è pesante, sì, il sindaco mi chiedeva, non l'ho dimenticato, di avervi comunicato, so che ha comunicato anche ad alcuni di voi, che è diventato zio, quindi si trova a Palermo per ragioni familiari. Allora, buongiorno a tutti, ci conosciamo con tutti. Io partirei direttamente dalla definizione del PAESC, no? Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima. È un documento che secondo me va ripercorso un po' per capire diciamo, l'importanza di questo documento. Chiaramente si parla di energia, di sostenibilità ambientale, che oggi più che mai insomma, si sta prendendo atto che bisogna mettere in primo piano questa tematica. A dire il vero, questa tematica della sostenibilità ambientale parte dagli anni 90, quando insomma, si cominciò a parlare di una cosiddetta Agenda 21, dove tutti gli stati hanno iniziato a capire che comunque ognuno doveva dare il suo contributo per cercare di salvaguardare il pianeta. E certo, la parola è grossa, perché poi va a finire che chi è che deve controllare questo contributo che viene dato? Perché le parole diciamo, vengono dette, però poi all'atto pratico magari viene difficile poterle diciamo, orientarsi a tutti in questo, a questo scopo del sostenimento ambientale, perché ognuno dice vabbè, perché lo devo fare io, il Brasile dice perché lo devo fare io, la Cina dice perché lo devo fare io, allora alla fine se non ci mettiamo tutti d'accordo non faremo mai niente. Tuttavia ci rendiamo conto che anche quando siamo d'accordo non lo facciamo, si è iniziato a capire diciamo a livello europeo che comunque per dare impulso a questi diciamo, al contributo che bisogna dare per il clima bisognava scendere un po' più nel particolare, e allora a livello europeo già fin dal 2008 è nata un'idea che era quella di iniziare a coinvolgere i sindaci. È inutile che andiamo a coinvolgere i governi, che sì, a livello politico diciamo così, però poi chi deve poco alla volta dare il minimo contributo sono i cittadini, sono i sindaci, e quindi dei territori, che ognuno di loro deve sensibilizzare le proprie persone. E questo a livello globale, parliamo di tutti i sindaci di tutto il mondo.
fatto dei sindaci era più che altro un impegno che si prende il sindaco del momento per iniziare a fare delle azioni, quantomeno quelle di iniziare a fare un inventario di quelle che sono le missioni che produce magari soltanto il territorio di Serra di Fatto, per poi poter monitorare queste emissioni negli anni e vedere se riusciamo a fare delle azioni per diminuire queste emissioni. Chiaramente da dove arrivano le emissioni? Le emissioni arrivano dal fatto che ci riscaldiamo gli altri ambienti, oppure produciamo insomma, più o meno fare le produzioni che fa emissioni nell'atmosfera, quindi utilizzando il gas, utilizzando i combustibili fossili. Il problema è l'utilizzo dei combustibili fossili che emettono nell'aria CO2 e quindi questa CO2 non, la terra non riesce ad assorbirla e rimane, si deposita ogni anno sempre di più CO2 e si inquina sempre di più. Allora nel 2012 abbiamo aderito e abbiamo redatto il primo documento che ci competeva, infatti il PAES, senza la C finale, il piano per energia sostenibile, cioè abbiamo fatto un inventario. L'obiettivo era quello di vedere l'inventario fatto nel 2012 e poi fare un monitoraggio nel 2020 per vedere se siamo riusciti quantomeno a dare un contributo per quello che era l'obiettivo dell'epoca, il cosiddetto 2020. Nel paese c'era l'obiettivo con le cose da fare? Sì, con le cose da fare. Qual era l'obiettivo che poi era un obiettivo europeo? Il famoso pacchetto 20-20-20 era quello di dare l'incremento del 20% delle rinnovabili rispetto a quelle che c'erano nel 2012, la riduzione del 20% della CO2 nell'aria e il terzo 20 era entro il 2020. Noi abbiamo fatto il documento, abbiamo iniziato a fare il nostro compito di cercare di fare indietro fotovoltaici, ridurre per quanto possibile le nostre emissioni, tutto quello che abbiamo potuto fare lo abbiamo fatto, efficientamento energetico, abbiamo iniziato a fare progetti per l'efficientamento energetico. È possibile che il sindaco della giunta dell'epoca potesse imporre per i nuovi edifici, cioè una normativa, imporre ai cittadini un impianto fotovoltaico? Allora, la posizione dell'impianto fotovoltaico. Imporre o comunque indirizzare verso questa tipo. Sono state fatte soltanto delle procedure forse sulle strutture comunali. L'indirizzo diciamo ci viene dato ma non dal sindaco, l'indirizzo viene dato dal proprio. Sì, certo. E quindi c'era il suo spazio per la il sindaco, sì, oppure no, no. La normativa ti diceva tu non puoi arrivare, puoi solo indirizzare. Sensibilizzare la popolazione. Ma indirizzare, poi sono uscite delle leggi, poi a livello specifico e tecnico, sono anche uscite delle leggi. Ad esempio ce n'è una che dice tu quando costruisci da un certo punto in poi, dal 2015, 2016, non mi ricordo quando era data, quando tu costruisci una casa, devi costruire quella casa che minimo deve avere la classe C, perché se non ti do l'agibilità. La classe C energetica, perché poi io non voglio scendere nei tecnicismi, no? Le case che arrivano a un certo punto ora sono catalogate con delle classi che vanno dalla A più, come i frigoriferi, no? Fino alla classe G. Questo da che cosa significa? Sta A, questa B, sta G, sta B, eccetera. Cioè quanti soldi ci vogliono per riscaldare un metro di casa di abitazione? In base a quanti soldi ci vogliono, poi viene rapportato tutto in una tabella che ti dice se tu stai in 50 euro a metro quadrato annuo, allora sei in classe A, se tu stai a 75 euro eccetera eccetera, viene caricato la classe G e ci vuole un sacco di soldi per riscaldare un metro quadrato di un'abitazione. Comunque in ogni caso noi dovevamo fare un inventario, l'abbiamo fatto e poi abbiamo anche portato avanti delle situazioni per quanto riguarda gli immobili comunali, abbiamo fatto degli impianti fotovoltaici nelle varie scuole,
quelli che abbiamo fatto, insomma, se non so più la verità, e quelli che stiamo facendo. Arrivato a un certo punto, poi è arrivata un'altra interazione di questo patto dei sindaci, cioè ci si è cominciati a mettere davanti pure la problematica del clima, cioè perché il clima alterato da questo inquinamento generale mondiale, fatto dello scioglimento dei ghiacciai, fatto di le bombe d'acqua che arrivano, è troppo caldo in alcune zone che poi fa evaporare e poi fa cadere l'acqua tutto in un punto con le bombe d'acqua, una volta fa un altro, ma hanno iniziato a pensare di calcolare anche i rischi di questo inquinamento che si è andato a creare. E allora hanno rinnovato quelle che erano le azioni già pensate nel patto per l'energia sostenibile e hanno chiesto più attenzione ai rischi e quindi hanno fatto un altro piano che si chiama piano per l'energia sostenibile e il clima, che sarebbe quello che oggi stiamo approvando. Non è che andiamo lì a vedere pagina per pagina, perché poi è fatto tutto di raccolta di dati di tutti gli immobili nostri comunali, raccolta di dati di quanto spendiamo, di quanto traffico c'è nel comune, di quante emissioni ci possono essere, sono tutte calcolate e quindi con la proiezione che è fino al 2030, perché l'obiettivo ora si è spostato al 2030, di creare un'attività di monitoraggio anno per anno per vedere se stiamo mantenendo gli obiettivi, e lo andremo a vedere di qua a ogni anno fino al 2030. Io posso dire tra i vari impegni l'impegno era quello di rendimento che avevo detto, adesso i nuovi impegni sono quindi conseguire questi obiettivi fissati nel 2030 con riducendo l'emissione non più del 20% ma del 40% al 2030 attraverso tutta questa serie di obiettivi, istituire all'interno del comune un gruppo di lavoro incaricato per raggiungere questi obiettivi, coinvolgere la società civile, quindi cercare di fare in modo di invogliare a fare impianti, di attivare delle politiche finalizzate a questo, nei confronti dei cittadini. Certo, anche lì addirittura li incentiviamo, addirittura ora per esempio sempre nell'ambito di questo progetto abbiamo aderito a un programma che la regione, diciamo a livello nazionale, però la regione ci ha messo a disposizione una somma per creare una comunità energetica, per esempio, una comunità energetica che stiamo iniziando a creare, dove tutti sarebbero coinvolti, e faccio una parentesi per dire che non è una comunità energetica, se no poi dici ma che è questa comunità energetica? Una comunità energetica è un sistema pure anche per risparmiare sull'energia elettrica, perché possibilmente ci sono, noi che abbiamo fatto un impianto fotovoltaico sul tetto del comune, sabato e domenica non lavoriamo, che fa sta corrente che comunque viene prodotta? Viene il MSR. E così in altri posti ci sono chi mette in rete, chi invece magari ha bisogno di prelevare, a casa avete bisogno, abbiamo bisogno tutti di prelevare. Allora, all'interno dell'ambito della comunità, prima di questa corrente elettrica essere immessa nella rete nazionale, e può essere utilizzata da chi fa parte della comunità energetica, quindi fra poco sarete invitati a dire voi fare parte della comunità energetica, direte sì, tutti direte sì. Naturalmente degli impianti già attivi, giusto? Sì, degli impianti già attivi, cioè anche i cittadini che fanno un impianto fotovoltaico, entrando in questa comunità energetica, aderiscono, prendono un incentivo in più per entrare in questa comunità energetica, affinché chi poi invece deve prelevare corrente la preleva a un costo
andranno a battere un po' i costi che abbiamo in bolletta, che riguardano l'utilizzo delle reti nazionali, la rete elettrica nazionale ce la fanno pagare. Allora, in questo caso, se noi la corrente la prendiamo da questo interno di punta energetica, la bolletta ci dovrebbe venire un po' meno, così diciamo, appesantita da determinate cose. Però questo non è questo. Ah, per dire che questo è uno. Gracias.
di abbattimento dei costi, sostenibilità dei costi. Ottimizzare le indicazioni del regolamento edilizio urbanistico e puntando ad elevate prestazioni energetiche degli edifici. Allora questa c'era l'imposizione che si diceva prima, no? Nel nostro regolamento comunale noi dovremmo andare, già c'è, abbiamo un regolamento edilizio tipo dove già si prevede di fare il metroscopaggio, ma con non è escluso che se vogliamo possiamo anche ancora di più approfondire, migliorare, mettere ulteriori prescrizioni per cercare di fare in modo che le persone facciano, si vadano a creare questi sistemi di risparmio. Tuttavia, ma non c'è bisogno però di prescrizione, perché ognuno di noi lo sa, se vuole risparmiare c'è bisogno che gli diamo la prescrizione, se vogliamo fare il piano noi siamo sempre. Bisogna anche rispettare la solidità economica della gente. Cioè, se io impongo di fare il mio fotovoltaico o il cappotto alla casa, no, se non hanno la disponibilità economica. Non è un'imposizione, cioè meglio, l'imposizione è relativa. Lo dà la legge, l'imposizione. Sì. La legge dice, la norma dice, tu quando hai la casa vecchia, ok, te la pezza vecchia, e paghi la corrente, paghi. Il momento in cui fai una ristrutturazione pesante, ti obbligo a farlo, perché stai facendo una ristrutturazione pesante. E quindi devi fare il cappotto, devi utilizzare tutti i sistemi per abbattere i costi, eccetera, eccetera, e comunque devi stare in quella famosa classe C minimo. Bene. Poi l'interesse nostro qual è? Più alta la classe e meno spendiamo. Cioè, perché oggi l'energia l'energia, specialmente da questa di voi. Sì, ma ad oggi è insostenibile andare a fare tutto un'opera di una ristrutturazione di base. Anche oggi c'è 110. Quindi tutti grazie i materiali sono. Un conto è che mi obbliga a mettere un cappotto, no, io posso avere classe C senza cappotto. Cioè, faccio questo esempio perché puoi decidere, ma facendo adesso il 110 ci devi passare tassativamente dal cappotto. No. Perché è un trainante. Sì, non è solo il cappotto come trainante. Cioè, come può essere un sistema centralizzato di riscaldamento e raffreddamento dell'immobile, poi possiamo aggiungere tutto quello che vogliamo. Sempre ammesso che uno vuole aderire al 110. Sicuramente, però sì, ma il bonus diciamo siamo privatamente è fuori dal discorso, fuori dal discorso che stiamo facendo. Sì, certo. Questa è una cosa che c'è chiusura, però è obiettivo il fatto che i bonus hanno da un certo punto di vista creato uno sbilanciamento delle prezzi. Possiamo anche inserire
cittadini. Queste sono sempre cose che uno se le vuole fare per fare. Esatto. Invitare, incentivare, trovare una politica più ecosostenibile, sì. Quando hanno creato il sistema delle classi A, B, C, D, eccetera, perché l'hanno fatto? L'hanno fatto perché non è che il cittadino è obbligato a fare queste cose, però è chiaro che se il cittadino si dota di una classe, di una casa di classe A e poi se la deve vendere, il valore è maggiore. Se io me la devo comprare e mi devo comprare già perché devo scegliere tra una D e una A, mi preferisco una A, e quindi di conseguenza che succede? Che quella di A vale un po' di più. Allora se io voglio accrescere il valore della mia casa, faccio questo, però ad oggi dico, andare a realizzare una classe A rispetto a 5 anni fa che costa mediamente il 60% di euro. Tornando al nostro paese, io sono stato chiamato qua per dire, per parlare un po' di questo paese. Certo, non possiamo parlare di tutte le pagine che sono tutte pagine fatte di dati che riguardano quanto consumiamo, quanto vogliamo, per poi fare tenere alla base fra 2 anni e vedere quanto stiamo consumando e vedere da quanto siamo partiti. Quindi non so se Marco non ha visto, sì, ma è un documento che può essere soggetto a modifiche, che si possono proporre altri obiettivi oppure proporre delle... è un documento che si può fare questo, cioè si può lavorare in un certo senso, è un documento di progetto, questo è un documento di stato, dato di fatto. Un dato di fatto è un obiettivo che si vuole raggiungere. Però è un documento che noi oggi abbiamo bisogno di approvare immediatamente, sì. Perché tutti i bandi che hanno messo ora e tutto quello che noi dobbiamo fare li basano, mi chiedo, danno sì, un io mi riferivo al fatto se nascesse una proposta, sì, dal consiglio di inserire qualcosa in più nel tempo, sì, si può fare? Certo. Perché noi qui possiamo inserire quello che vogliamo, cioè quello di dare maggiori incentivi alle persone se si compra una macchina elettrica oppure se mette una colonnina sotto la base del condominio. Si possono creare delle misure di incentivo, ma si possono fare anche con misure esterne, con altri provvedimenti, così andare a modificare il paese. È semplicemente un documento che ci dà un... Per quanto riguarda i pannelli e quindi le batterie da fumo dedicate, viene fatto più possibile di fare in città. Di edifici pubblici sto parlando. Sui privati sicuramente viene fatto, perché se sempre che sul tetto abbiamo delle vasche piene, fare un po' di a livello pubblico non penso che vengano fatti dei pannelli e poi vengono sottate con le quante batterie, perché mi è capitato. Il rapporto di noi era 2 batterie. Noi abbiamo un edificio pubblico che consuma, per dire, un certo numero di kilowatt, che ci bastano 6 kilowatt, e noi le prendiamo. E ovviamente le batterie non possono superare i 10 kilowatt, cioè 5 devono essere commisurate. Ho sentito dire in alcune anche assemblee, mettiamo le batterie da rete, non funziona. Se l'impianto è da 6 kilowatt, devono essere 10,5. Sì, massimo 10. Un po' di più, ma non è una stessa logica, ma non è una stessa logica. Gli tutti, da quello da un kilowatt e mezzo a salire, ci vuole sempre un progetto elettrico, la fattibilità, la fattibilità, la portata della struttura, quando assorbe, vedere quanto spazio c'è, vedere dove si può fare, vedere se ci batte il sole, se ha esposizione, dico, questo viene realizzato, sono passaggi che prima non ho fatto. Non è che non siamo pannelli a casa, poi magari nelle batterie stesso ci sono delle celle che non verranno mai utilizzate. Ma allora, io però credo una cosa, adesso che è un gruppo modo per mancanza mia di leggere il documento. Quindi questo documento serve ad oggi per poter partecipare ai bandi. Anche. Sì. Poi di fatto, al di là della grande parte, per promozioni, per convincere
oggi non c'è nulla di specifico su cosa dovrà fare il comune di Salvato, perché quando si dice prima la regione stanziava una somma, quant'è questa somma? Allora, questo documento non è un documento che ci dice cosa fare, okay? È un documento che ci dice cosa stiamo consumando, cosa stiamo mettendo nell'aria e ci servirà fra 2 anni, tra 4 anni, tra 5 anni, iniziando nel 2030, per capire se stiamo riducendo rispetto a ora i consumi energetici, cosa stiamo diminuendo la CO2. E il come invece dove lo inserito, ma non è inserito pure là? Il come è una serie di azioni, il come è una serie di cose, che so, fare gli impianti fotovoltaici, fare il solare termico alla facalda, cercare di diminuire l'utilizzo del gas, meno consumiamo di gas e di corrente, più avremo. Sì, ma questo dipende dal documento di a casa, non di stato è già risparmio. Non bisogna trovare un documento per sapere come sta facendo le luci. Sì, ma le valutare anche delle suggerimenti. Sì, suggerimenti. Lei non aveva una somma, lei ha detto, la regione sta usando una somma per condizionare. No, aspetta, ma così ho capito. Io volevo dire sì. Ma quello è un altro discorso. No, la regione ha stanziato 11.000 euro per fare una comunità energetica, poi la regione ha stanziato altri 70.000 euro per fare il teatro comunale efficientemente energetico, ha stanziato 50.000 euro per fare il campo da tennis efficientemente energetico, cioè, ma queste varie somme che vengono stanziate, noi andiamo a diciamo così andiamo ad aderire dei bandi grazie anche al fatto che prendiamo più punteggio se abbiamo questo documento, ok? Quindi questo documento pure così, però questo qua ora non è che è obbligatorio prendere punteggi, no, però magari abbiamo un altro indicatore, però questo ci qualifica un po' di più, abbiamo un obiettivo, punto, ci dà un obiettivo questo qui. Cioè non è che ci dà chissà che cosa, ci dà un obiettivo. Però allora, questo obiettivo noi. Prometto di fare bravo. Sì, prometto di fare bravo. È un po' di queste promesse sono sempre. Ognuno di noi può aderire come non può aderire, come cittadino voglio dire. Non siamo obbligati. Al di là di questo dico poi. Non siamo obbligati. Cercare come minima comunità di Cerretalco, che è unita alle altre comunità italiane, regionali, italiane, europee, eccetera, eccetera, alla fine dobbiamo cercare di ridurre l'emissione dell'atmosfera se vogliamo continuare a essere presenti nei prossimi anni come qualità uomo. E chi fa appunto tra 200-300 anni, continuando così, l'uomo poi riparirà dalla terra. Soltanto per il fatto che ha prodotto no, io ho fatto un altro ordine che penso che quando chi ci crede quando si trovano le informazioni c'è per esempio le batterie durano un anno a parte dello smaltimento poi sarà un problema generalizzato per sempre qua anche secondo me guardare tanto che non si fa io si così parlo di smaltimento, cioè oggi parliamo di smaltimento, cioè che fa? Lo deve andare a smaltire. Però il momento, quando succedono le cose, quando le cose vanno succedendo, poi si vanno adeguando anche le attività produttive. Per esempio ci sarà qualcuno che si inventerà come riciclare le batterie, come riciclare il fotovoltaico che non serve più. Se ci pensate bene, è fatto di vetro, fatto di silicio, e chi sarà che dica? Le batterie si smontano e si mettono di nuovo in circolazione, non è che si deve sapere che non c'è ancora un anno lo smaltimento delle batterie a carico tuo, non è a carico del comune, della regione. Quindi il comune, non sono cose che potrebbe produrre là. Una ventina di anni fa, paese delle Marche, paese del Trentino, le comunità facevano e il comune era semplicemente garante del cittadino verso le banche.
delle province di Chieti. Ma questo si può fare politicamente, è una scelta politica. No, lo diceva dentro successivamente. Io come lui purtroppo non pretendo leggere tutta questa parola. Quindi io non ho fatto vedere la quando non è come le devo approvare. Io chiedo se è possibile fare un ritiro anche una settimana. No, non è possibile. Leggiamo, quando siamo a casa c'è un comodino, ma si deve approvare. Ma si deve approvare. No, si deve approvare. Perché io devo comunicare nel portale europeo. C'è una scadenza? Se ciò delle scadenze. E qual è questa scadenza? La scadenza è ora, questo mese di ottobre. Ecco, giorno. Una visione, esatto,
il come, quindi scelte politiche su fare un determinato incentivo o un inceneritore, come diceva il collega, o qualsiasi altra cosa, il come non è inserito in quel documento. Quindi il come è un aspetto anche prettamente politico che va deciso dal sindaco, dal consiglio, poi anche con l'appoggio degli uffici, se fattibilità, se c'è fattibilità e tutt'altro e quant'altro. Oltre questo poi c'è la politica. Oltre questo c'è il come non ci può essere, no, giusto? Non c'è. Ok, allora io solo posso dire. Non sta prendendo sulla tua rivolta. Io l'ho chiesto perché personalmente non lo dico nemmeno, te lo dico. Però mi voglio capire anche se effettivamente se c'è poi la possibilità che effettivamente ci sia un ingeneritore, faccio solo il suo stesso esempio, su cui anch'io non sarei d'accordo, allora mi chiedo, c'è o non c'è questo come? Quello che vogliamo fare per migliorare
questi dati successivi per ridurre le bollette. Per quanto riguarda il comune, per quanto possibile, si andrà a cercare di ridurre e sprecare meno energia in qualche modo. Ogni cittadino, se vuole sprecare energia, ma sono sicuro che ridurrà i consumi il cittadino, perché quest'anno non si riscalda nessuno. Ma magari uscirà dalla normativa umana, ma però ci diciamo che l'illuminazione pubblica verrà staccata. Nel metodo di studio, credo, non la tenevo però, ecco,
così. Quando tu vai, Danila, quando tu redigi un piano promotore generale per il comune generale, si fa sempre, perché lo dicono, quando ci discuti, ti dicono così: tu hai un comune e sta morendo, devi vedere l'espansione, anche se poi ti dicono, però devi cercare di trovare la soluzione per farlo espandere, c'è una questione comune qua. Non lo fanno mai. E quello è un documento che nel piano promotore generale dovrebbe essere inserito, poi come che noi ci arriviamo con l'architetto Salamone, perché non lo fanno. Però prevedevano queste cose di fatto, col vecchio piano promotore espansionale, non ha dici niente. Abbiamo una crescita fuori, succede? No, perché non hanno preso un piano di espansione e con il vecchio. Non lo fa. Ora, te lo dico, non faranno mai il piano del biomassa, non lo so, ma lo spiego. Allora sì, però quindi, quindi, io sono uno dei pochi in cui prevedono pure una cifra. Quindi voglio dire, no, aspetta, però io voglio dire una cosa. No, perché le somme invece sono previste in gran parte delle azioni, ma sono delle azioni, cioè le azioni ti dice. Le azioni previste dal piano di azione per l'energia sostenibile sono sempre importanti e ti dice vari tipi di azioni, mica ti stai dicendo che li devono fare tutti, ci sono sempre delle linee guida dove andare, io lo prevedo, ma non mi vado a andare nel consiglio di amministrazione, è un documento nostro, cioè ora andiamo a provare una cosa che non c'è nella lista o non c'è tempo perché domani bisogna presentarlo, abbiamo detto fino a 15 anni. C'è scritto, io sono italiano, io sono ignorante. Ma le azioni però, leggo. Dal piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima. Ma sono cose che non fa. Se è possibile approvarlo, o modificarlo, togliamo le pratiche. Possiamo approvarlo con la revisione di tutte le azioni. Cioè le studiamo, le guardiamo e lo riapriamo con l'altra parte. Noi possiamo approvare il documento fino alle azioni. Che lo so, l'architetto invece ha supportato il documento e va, non funziona. Mi dispiace se ne sia parlato. Noi possiamo provare, non possiamo provare, l'architetto mi dispiace lo dice immediatamente perché sono cose che sono un po' scollegate, ma ora io poi facciamo una proposta di premiarlo a questo punto. Dice sì, no, punto, andiamo all'approvazione, non perché ma allora, se vede l'architetto, direi che è passato. È normale, sicuramente. Personalmente penso che Becker abbia messo a verbale, io ho fatto due volte la stessa domanda. E tu se Becker non lo fai con Tacino, infatti lo sto ricordando. Dico, ho fatto due volte la stessa domanda. Adesso mi pongo anche la domanda anche con tutti noi, perché quella mozione l'abbiamo approvata tutti, che impegnavamo il comune a fare delle azioni affinché non si realizzasse l'impianto TMD. Vi ricordo che l'abbiamo approvata tutti noi, perché in quel caso voi vi siete alzati le vostre domande. Questo piano prevede invece. No, allora qua c'è scritto. Che non deve fare. No, perché c'era stata una cosa precedente. Dovrebbe essere escluso le plastiche, eccetera. Questo lavoro del TMP è previsto da fare in sito, ma lì dentro, essendo l'impianto privato, tu non puoi fare. Quindi, se consideri come funziona il generatore e la parte di cui lo sai, però mi ha fatto una domanda. Sì, come non ci spinge di poco. La biomassa, tu quando bruci la biomassa, controlli cosa mettono la biomassa. Poi, ripeto, quando bruci qualcosa c'è sempre un residuo, lo vai a controllare tu il fumo. È lo stesso discorso del TMP, preciso identico. Non dici, non fa niente il fumo, ma poi dava un'indicazione pure, questa fuori la persona normale, che la ditta doveva monitorare appunto la velocità e la direzione del vento, e mi dire qualche cosa non funziona. Tanto è vero che tutti i residui sono nei fumi del rigenerimento fanno un danno. Ora, perché la c'è un impianto di biomassa basta, ci cittadino, quindi cosa è normale, ma anche qui che ti giuro pure che non c'è il genitore, diciamo, c'erano gli organizzatori, non vanno neanche, scordandosi.
panni, la maglia verdi, scarpe e verdi e le panne. Se ricordo che il refugio dell'allevamento ha passato il monticello non denuncia, perché produce le danni. Allora io direi di approvarlo con questa eliminando di stare dovesse realizzare una stazione primaria o una cabina.
volete comprare. Possiamo essere contrari, no? Ma se ti e noi ne decidono che si deve fare, poi non c'è, non si scende. Vabbè, ti intendo dai la tua volontà politica, che ci interessa? La volontà politica, dovrei capire la base giuridica, è una direttiva, non è un problema. Quindi la direttiva ti obbliga solo al fine, se non raggiunge. Ma non è solo una direttiva. Sì, è una direttiva. Direttiva si fa, sta dividendo una base giuridica. Se tu devi fare un impianto di biomassa o di CNG o un direttiva di nascita libera sul tuolo, non c'è una direttiva lasciata libera come raggiungerli, devi recuperare il 70%. Appunto, qui lascia libera come raggiungere. La direttiva ti lascia libera, non è un concetto vincolato, perché ti lascia libera. Chi c'è? No, la parte giudica è una direttiva. C'è una persona di volontà. È una direttiva, si prevede, non è solo la base, si prevede una previsione. Per quello che mi capisco io, e poi ripeto, puoi dire sempre no, ma arriva un punto che si deve realizzare qualcosa, poi va bene. Ma è successo in passato, dopo di dirci non voi avete accettato questo regolamento, come fa? Sì, ma il discorso è uno, perdono, per quello che mi chiamano e c'è scritto qui, andrebbe a finire potenzialmente, non so finire, tutto il fatto che non è quello che dice il CO2 comunque cos'è. Inquinanti, ma quando mi dice che sarà la fine della base, io concordo con quello che si può dire, ma secondo me il viaggio è non stiamo togliendo nulla, io faccio solo il convito, io non deve sempre perché io sono il genere, dopodiché comunque il consiglio comunale è sovrano. Lunedì pomeriggio
caso. Cioè, se tu vuoi votare, perfetto, rinviato.
Siamo al successivo punto d'ordine del giorno. Scusami Daniela, io così tu hai chiesto all'architetto se non ci fossero in questo piano le azioni di coinvolgimento di biomassa o altro. Il come, le azioni se erano esposte in questo piano. Mi ha detto di no, mi ha detto che era esposto la situazione attuale del piano e l'obiettivo finale. Il come, quindi le azioni, no. E ho fatto la domanda due volte, la prima volta prima di Lillo, poi Lillo ha fatto l'intervento del genitore, ho fatto la seconda volta la stessa domanda a Pompeo. No. Metto che tu hai chiesto se fossero se prevedesse le azioni, metto anche una parentesi tipo in genere meglio di biomassa, eccetera. Scusate Massimo, atto di indirizzo a favore della via libera per finanziamento della realizzazione dell'aeroporto centro meridionale della Sicilia. È una proposta a mia firma, un po' come in tutta la provincia, tutti i presidenti del Consiglio Comunale, della provincia del dirigente e partenzetta l'hanno proposto. Nasce l'idea anni fa, la costituzione di un comitato per l'aeroporto della Sicilia centro meridionale, che originariamente andava realizzato nel territorio di Cacalmuto, l'idea era quella, poi quando ho capito è stata rimodulata e adesso è previsto per il territorio di Cata, a quanto pare, comunque che dovrebbe servire la provincia di Agrigento, principalmente la provincia di Agrigento e di Valenzi. È stata approvata da tutti gli altri consigli comunali, questo chiaramente come elemento di discussione. Sostanzialmente è questo, si impegna, si chiede alla regione di valutare questa possibilità di sostenere questo progetto. Ci sono interventi. Ma io non capisco mai questa volontà, cosa che c'è assolutamente la cerca di aeroporti possibili immaginabili perché faccio. Ma se io prendo il caso dell'aeroporto di vado a vedere oggi quanti voli ci sono. Due voli. Che italiano? Sì. Bari e Roma. Ok? Questo aeroporto, chi dovrà gestire? C'è un piano di frequenza. Perché se lo gestisce Palermo o lo gestisce Milano, sappiamo perfettamente che verrà relegato a un tampone la paura che qualcuno possa volare su Catania. Perché va a finire con una via autostrada, scusate, ci stiamo fermando l'assalto. Quindi io credo che sarebbe un'opportunità accelerare il raggiungimento degli aeroporti già esistenti, piuttosto che creare un altro aeroporto dove sarà comunque complicato arrivarci. Scusami, io ti voglio domandare, inizialmente tu sei detto che sarebbe già la fattibilità di questo aeroporto, visto che l'esempio di Comiso che è a 60 km, 70 km da Licata, due voli al giorno. Questo per quale motivo? Perché so perfettamente che la gestione a Catania non ha nessun interesse affinché quell'aeroporto possa prendere piede. E sappiamo perfettamente che quell'aeroporto servirebbe. Insomma, deve essere condiviso delle infrastrutture. Non c'è autostrada perché la usa come anche non c'è, non c'è passo. Io non capisco la potenziale per la viabilità e rendere meglio accessibile gli aeroporti. La tua perplessità su quello che potrebbe essere realizzato qua. Questa sarebbe una zona che è distante da Catania, da Palermo, dal Comiso è più vicino. C'è un piano di fattibilità o è solo sulla carta? Ah, certo. Tanto non è un'idea, esatto. Un'idea per cui se uno già ha l'attenzione di tutti i comuni, poi ci può raccontare se dobbiamo, si parla di sviluppo, perché il prosciutto sono importanti, come
stato richiesto dai conduttori, avere un aeroporto che servisse per le merci più che per oltre ad avere per ridurre quell'impatto ambientale. Noi vogliamo, pensiamo, ridurre l'impatto ambientale, ridurre le emissioni. E io sono buongiorno, soprattutto, ma se vogliamo dare una mano, sono le feste che lo facevano al centro della Sicilia, dove passa la potestà, si può fare soltanto, c'è uscita la potestà, fanno nel campo, ma non lo metto, c'è tutto nel campo, no? O a come succede mai stato, no? E poi voglio prevederlo, però dice, prima facciamo l'aeroporto e poi dobbiamo prevedere, come è scritto, insieme con l'ulteriore rete di aree secondarie, dopo. Allora, per me non è che solo c'è una speculazione, come diceva Marta all'inizio, però lo penso. Cioè andiamo a chiedere di fare una rotta di carta a 70 km da Como, c'è la zona centrale e c'era sempre punto. Dove c'è sotto ci passa l'unica autostrada che c'è. Se Palermo, Catania e tutta la Casernese, tutta fasciata, più di 4 ore per questa strada. Scusa, lo sviluppo uno che hanno una chiave carta dove c'è una strada stradale anziché un'autostrada. Io devo, mi pare fuori dal mondo una pretesa di questo. Allora, più santo parla, c'è il positivo, lì sì che ci arriviamo. Poi le ore verrebbe no, perché il centro verrebbe no. Poi andiamo a fare per fare contenta la dicendo, sono il centro, lo sto. Ne fai bene male completamente la proposta del centro, di fare la navigata, di fare un aeroporto, c'è in energia, ci può anche discutere, ma fare la navigata non ha senso. Come se 70 a 70 chilometri. Ma sì, si parla di capo, di dire che avuto c'è. Yeah.
punto all'ordine.